Schiscia il bottone, mettici in collegamento con Flavione Briatore, dai. Ma sì, ce l'abbiamo già collegato, anche perché è scatenato in queste serate, non so se l'avete visto in TV, contro insomma la campagna vaccinale, nel senso che secondo lui è in ritardo, in effetti lo è, si è scatenato anche contro il commissario speciale, no? Figliuolo, sappiamo che gli è nadetti di tutti i colori, soprattutto l'ha cambiato di nome. Sì, sì, è vero, Briatore, Flavio, buongiorno. Un attimo che ho... Sì. Un viaggio da fare a Monaco di Baviera, devo prenotare la camera d'albergo. Sì, ah, sì? Prego. 10 suite per me. 10. Come 10? Vista mare? Ma come? Ah, no, è impossibile a Monaco. Non ce l'avete, allora voi venite qui con l'albergo. Ah, è che è esagerato. Ma cosa pensate, che in Kenya prima ci fosse il mare? No, l'ha detto lei. Ah, certo. Quelli sono dei migliorari, Cioè, allora se lo stanno buoni. Mi avvicino il Kilimangiaro, te lo faccio vedere. Veramente. Allora, stavo leggendo di questa diverse notizie, che è quella che avete detto voi. Sì. Allora, tra le tante cose, la notizia di una madre che ha speso 27.000 euro per il compleanno del figlio. Ammazza. Però. Non si fa. Poco. Non si fa. Solo 27.000 euro. No, che solo. Come solo? Io mio figlio con 27.000 euro ci compro solo i palloncini all'elio. Nel senso che viene a gonfiarmi l'elio le sole tese. Vabbè, c'è gente li guadagna in 2 anni, però scusi. Vabbè. Pull! Chi è? No, che cosa ha tirato? Il telefonino, non mi ricordavo il pin. Ha fatto bene. No. No. C'è anche il pull volendo, più che il pull. Pull. Il terzo tentativo è il pull. Prima c'è il pin, il puck e il pull. Allora. E poi il pill. Beh, certo. Allora. Lei non ha il pin, ha il pill. Che ridere. Avete parlato? Allora, avevo sentito parlare quello figliolo, quello lì? No, figliolo. Come si chiama? No. Quello che ha i punti fragola sul petto? Figliuolo. Lo dica bene, perché lei in TV ha detto fagiuolo, ma si è... Sì, quello che ha i bollini della coppa. Allora. Sono dei riconoscimenti importanti. Ma che? Ci ne mette le altre due e gli danno le pentole. Allora, quello è bravo. Ma non abbiamo i vaccini, non solo per tutti. Per questo abbiamo deciso di far partire un'iniziativa. Sì. Da giugno, ingresso a Twiga, Magnum. Sì. Privé? Sì. Virologo a intrattenere il tavolo? Wow. E un vaccino con possibilità di richiamo se porti un amico? 480 euro a persona. Buono. Offerta con vaccino. Bello. Io ho già un sacco di prenotati. Sì. Paolo Brosi ha prenotato per 12/11. Accidenti. Uno è forse perché all'ultimo lo tradirà, dice, non lo so. Non da capire. Chi viene? No. Pull. No. Cos'era adesso? Cosa ha tirato? Niente, questo è un solitario, vale solo 100 punti perché è piccolo, ma non ce l'ho fatta. Vabbè. Ah, un solitarietto. Ma se ci sono notizie vi faccio sapere. Intanto cerco di sbloccare l'alberghetto qua. Va ciao, bene. Poveretti. Grazie. Ciao, povero. Grazie. No, ciao. Sono Flavio Briatore, sempre di basse pretese. Potevamo prenotare anche noi, però, almeno uno sgabello, qualcosa. La banda di R101. La banda di R101.